di campionato in casa della Regina. Diverse dunque prime firme della Roma, abbiamo visto Cafu assenti, ma Capello non vuole sentire parlare di rincalzi. Se si parla, ha detto Capello, di turnover anche per altre squadre, ciò deve essere fatto anche nei confronti della mia. Le squadre fanno il loro ingresso in campo, ecco inquadrato Fabio Capello. Direzione di gara spagnola con Esquinas Torres, coadiuvato da Ribeiro e Castellano. Accanto a me in postazione un campione del mondo di Spagna 82, Fulvio Collovati. Allora, le possibili chiavi di lettura, ecco, a livello di presentazione di questa partita. Sì, buonasera ai nostri ascoltatori a casa. Mi pare che tu hai fatto delle sottolineature importanti. Innanzitutto la possibilità da parte di Capello di poter verificare alcuni giocatori sino ad ora poco impiegati. Ecco, ma secondo me questa partita è importante. Nel calcio non c'è nulla di scontato, per cui anche se la Roma non può, penso che non possa mettere in discussione questa qualificazione questa sera già acquisita nella partita d'andata, però secondo me è importante in prospettiva campionato. Qua la Roma deve fare un salto di qualità, deve cambiare mentalità, e secondo me questa potrebbe essere l'occasione giusta per dimostrarlo. A bordo campo un nome di prestigio per quanto riguarda Rai Sport, il conduttore della Domenica Sportiva. Vai Marco, Marco Mazzocchi. Sì Gianni, sono qui, come hai detto tu, sono appena entrati i giocatori in campo, sguardi sereni, sicuramente un po' più, diciamo così, cattivi, concentrati, gli sguardi dei giocatori che oggi si giocano una chance importante in questa partita. In particolare facciamo il nome di Durenco, che oggi sostiene un esame, ma non solo lui. Sereni invece i panchinari cosiddetti esclusi che si riposano, a cominciare da Capitan Totti. Tanto lo speaker sta facendo l'elenco dei giocatori giallorossi, pubblico intorno, atteso attorno alle 10-12 mila unità, non ci si poteva assolutamente aspettare il tutto esaurito. Ovviamente sono poi informato sulle condizioni del campo, del terreno di gioco. Questa notte su Roma è piovuto abbondantemente, un autentico acquazzone, un autentico temporale, e mi dicevano che il terreno di gioco sotto è duro, ma l'erba è molto scivolosa, dunque il pallone schizzerà via. I giocatori della Roma hanno messo tacchetti di 13-15 mm. A voi. Il Göteborg, o Göteborg per dirlo alla svedese, ma noi useremo la versione più conosciuta agli appassionati di calcio italiani, i nostri telespettatori, Göteborg. Dicevo, in campo con Bengt Anderson in porta, Pedersen, Erling Mark, Nilsson e Anegrund in difesa, Lunden, Milde, Henriksson e Svensson a centrocampo, Tette e Patrick Anderson in attacco. La risposta della Roma, Antonioli, poi Rinaldi, Aldair, Zago e Candelà, che stasera è il capitano, Di Francesco, Zanetti, Assunção e Gurienka, Montella e Fabio Junior. Ci sono dunque 5 novità rispetto alla squadra scesa in campo contro il Cagliari. Out Mangone, che è squalificato, Cafu, che abbiamo visto inquadrato, poi Tommasi, Totti, come diceva Marco Mazzocchi, e Del Vecchio, che ha un risentimento muscolare. Dentro Rinaldi, Di Francesco, che era stato escluso domenica, Zanetti, Gurienka e Fabio Junior, che ancora una volta, come già in Portogallo, ha dunque una chance in ambito europeo, per non parlare poi naturalmente della gara di andata. È cominciata dunque questa sfida di ritorno Coppa UEFA, Roma che parte con 2 gol di vantaggio. Roma nella tradizionale maglia giallorossa e nel classico bianco e blu il Göteborg, che naturalmente darà il massimo e per il prestigio. Intanto seguiamo questa azione d'attacco della Roma con palla a Gurienka, mi pare ci sia Montella fermo sulla tre quarti, duro intervento subito dall'attaccante romanista, non è intervenuto l'arbitro Esquinas Torres. Buona difesa della palla da parte di Gurienka, poi Aldair, Zago, Candelà. Göteborg fallimentare in campionato, si è da poco concluso il campionato svedese, Göteborg soltanto sesto, ormai però da diversi anni la squadra del Göteborg non riesce a tornare ai fasti di un tempo. 2 vittorie, 2 trionfi in Coppa UEFA, ricordiamolo, per il Göteborg, il primo con alla guida Sven-Goran Eriksson. Tette controlla, fa salire la squadra, c'è l'attacco di Assunção, rimangono in avanti Montella e Fabio Junior, l'interdizione di Candelà.
allarga subito Antonioli verso Rinaldi. Siamo nel secondo minuto del primo tempo. Ancora Rinaldi, Aldair che si accinge a giocare la sua ultima partita con la nazionale brasiliana. Sbagliato il passaggio di Zanetti, Zanetti con una maglia da titolare per questa occasione europea. Tetè fa da sponda, poi lancio per Patrick Anderson. I problemi per il Göteborg, si è visto anche in occasione della gara di andata, arrivano proprio al momento di finalizzare, di inventare appena fuori dall'area di rigore. Squadra che è sembrata con Lovati di basso profilo a giudicare dal match di due settimane fa. Bisogna avere indubbiamente rispetto dell'avversario, la Roma comunque non deve sentirsi assolutamente intimorita, a parte dallo 0-2 di vantaggio della partita d'andata. È chiaro che questa è una squadra ostica che fa della prestanza fisica il suo lato migliore, però devo dire che nelle ultime 5 partite ha segnato pochissimi gol, se non erro 3 gol in campionato, ne ha subiti 10, per cui è una squadra che attraversa un momento di grande difficoltà. La speranza di Stefan Lundin, che è il responsabile tecnico, l'allenatore del Göteborg, è quella di segnare il gol che sblocca il risultato, costringere la Roma, che comunque gioca davanti al proprio pubblico, ad esporsi un po' di più, ma certo non ci sono molte speranze per gli svedesi, che peraltro però cercano di ben figurare in una ribalta internazionale come questa. Capello in piedi, segue l'andamento del match. Rinaldi verso Aldair, finora non c'è molta velocità. Non c'è molta velocità, non hanno l'impressione che devono rimontare 2 gol, però non hanno nessuna intenzione di scoprirsi gli svedesi. Come vedete giocano sempre allo stesso modo, molto speculativo, dotato appunto, come dicevo in precedenza, di grande forza fisica. Come vedi non attaccano per cercare di rimontare, per far modo alla Roma di agire in contropiede, ma sono sempre molto, molto concreti e molto uniti. Gianni? Vai Mazzocchi. Hai fatto riferimento a Capello già in piedi. Poi Capello sta esortando, adesso si è seduto, sì, Gurenko a spingere di più, a dettare più il passaggio sulla fascia, e ai due attaccanti, Montella e Fabio Junior, ha detto di proporsi di più verso i compagni che portano palla, magari tentando l'1-2 con gli esterni. Sembra un osservato speciale Montella in questi minuti iniziali. Naturalmente il Göteborg non ha dimenticato i 2 gol di Montella nella gara di andata, ancora un intervento su di lui. Dà una mano in difesa anche Patrick Anderson, attaccante che ora prova a lanciare Tetè, che ha qualche metro in vantaggio su Aldair. Ricomincia adesso il Göteborg, era solo Tetè, attaccante ghanese, cross e deve farsi rispettare. Candelà concede il calcio d'angolo alla squadra svedese, che nelle ultime 6 partite tra campionato e coppe ha subito 5 sconfitte, una sola vittoria peraltro ottenuta nella Coppa di Svezia con una squadra di terza divisione. Calcio d'angolo 0-0, giocati 5 minuti del primo tempo. Ha messo fuori Aldair. Anegrund ripropone l'attacco per il Göteborg. Gurienka, una delle scommesse di Capello per questa stagione 1999-2000. Fabio Junior vuole la palla a Montella, taglia verso Di Francesco. Fabio Junior, c'è stata la sovrapposizione di Candelà. Di Francesco schierato da Capello a sinistra come esterno del centrocampo. Candelà, Assunção, poi Zanetti, Rinaldi, Gurienka. Lecito attendersi da Gurienka davvero una prestazione su livelli notevoli. Montella, buona l'idea di Montella, non è riuscito lo sfondamento di Francesco. Mi sembra giusta l'indicazione di prima di Fabio Capello, perché in effetti la Roma, come vedi, punta, non ha nessuna intenzione di scoprirsi, però punta molto sul possesso di palla. Gli attaccanti devono farsi vedere, perché è chiaro, Montella non è un attaccante velocissimo, ama farsi servire soprattutto col pallone tra i piedi, ed è chiaro allora che fa bene Capello a dire che deve andare, deve farsi vedere, andare a cercare di dettare il passaggio. Naturalmente è molto importante anche la tensione,
Certo. La Roma deve mantenerla alta, giusta per tutto l'arco dell'incontro, per non incanalare il match in una direzione spiacevole. Soprattutto Gianni, se mi permetti, qui è qui che la Roma deve fare un salto di qualità, che deve crescere. I cali di tensione avuti recentemente in campionato sono preoccupanti, ecco. Una Roma che si fa rimontare due gol dal Cagliari senza nulla togliere a Cagliari, oppure l'approccio alla partita contro il Torino sono secondo me dei fattori negativi che incidono. La Roma deve cambiamento di mentalità, serve anche in questo, nell'affrontare tutte le partite allo stesso modo. Anche Zago, nell'intervista della vigilia, ha parlato di qualche difficoltà in fase proprio di gestione della palla, del gioco in una situazione di vantaggio, cosa che non è stata fatta adeguatamente proprio in occasione della gara con il Cagliari, dove tra l'altro anche il Capello ha messo le sue responsabilità, magari con su un cambio certo. Sì, potevano andare diversamente le cose. Roma che peraltro, ricordiamo, incassò la prima sconfitta ufficiale della stagione, assolutamente influente proprio con il Vittoria Setúbal in Portogallo, dove la Roma non brillò proprio per concentrazione, per tenuta. Ma torniamo a questo Roma Göteborg. Almeno a livello europeo una Roma che non sta soffrendo mai, gioca sempre sul velluto, la gara di ritorno. E poi, dando per scontata la qualificazione, anche se c'è tutta questa partita da giocare, forse le cose si complicheranno, la Roma rimarrà comunque testa di serie, ma arriveranno poi le 8 eliminate dalla Champions League. Certo. Prova Sun Cao, tiro deviato proprio al limite, Montella deve girarsi, Montella in area, cerca il passaggio filtrante, arriva poi Ben Anderson. E questa è la sua grande capacità. Montella non è un giocatore dotato fisicamente, insomma, forte fisicamente, però è molto bravo a difendere il pallone, a farsi largo, soprattutto ad appoggiarsi sull'avversario, e questo complica un po' anche l'intervento del difensore, perché insomma è sempre timoroso di fare calcio di rigore, però lui è bravo a difendere la palla e soprattutto a fare intervenire in corsa gli inserimenti del centrocampista. Aveva prolungato bene Henriksson per Tetè, ma poi si è fatta rispettare la difesa della Roma. E ancora una volta un lancio a saltare completamente il centrocampo, ma palla in pratica concessa agli avversari. Intervento deciso di Allegri, poi Fabio Giugno. Montella arretra, fa da sponda, poi vuole nuovamente la palla, viene accontentato da Sun Cao. Molto determinati gli svedesi che ora ripartono in velocità. Zanetti, c'è forse l'intervento irregolare, lo vede l'arbitro spagnolo e comanda il calcio di punizione. Bisogna, come dicevamo, sempre rimanere concentrati, ci riferiamo naturalmente alla squadra giallorossa. Qui è andato via davvero con grande velocità Lunden. E questo succede quando soprattutto i due centrocampisti, Zanetti e Sun Cao in questo caso, impostano l'azione, i due centrali lasciano lo spazio in mezzo e inevitabilmente si inserisce l'avversario. Una punizione senza esito, provato Nilsson, poi ancora in avanti Svensson, Candelà, rimessa laterale. Gianni, una cosa che fa capire che Capello non vuole scoprirsi ai richiami continui che fa Rinaldi di non avanzare troppo seguendo gli attacchi della squadra, ma ogni volta che supera centrocampo lo richiama urlando. Capello sempre molto attento alla fase difensiva, lo testimonia peraltro la sua straordinaria carriera di allenatore. Sai, Rinaldi in effetti è quello il suo compito, quando giochi con i tre difensori il compito del difensore dell'esterno destro, in questo caso Rinaldi, è quello soprattutto di rimanere in zona, di non scoprirsi tanto, e Gourenco in questo caso che deve spingere. In effetti prima hai sentito dire Cappello che è Gourenco che non deve stare in linea, altrimenti diventa veramente una difesa 4-5 e contro questa squadra svedese non è il caso. Ecco Fulvio, a proposito di Gourenco invece, sì. Capello gli dice di avanzare tanto perché sostiene, evidentemente da quello che ho cercato di capire, che qui sulla destra ci sia spazio per la velocità di Gourenco, perché non c'è un uomo largo in grado di sostenere la velocità del giocatore bielorusso. Ma certo, poi quando si sfrutta la difesa a tre con due esterni devono spingere, in caso devono spingere. Io non lo so, voglio vederlo all'opera questo Gourenco.
tanto decantato da Capello, perché questa, se non spinge in questa partita probabilmente lo troverà in difficoltà anche in partite ben più impegnative. E bisogna anche considerare la pressione, la difficoltà psicologica di un giocatore che ha poche occasioni per mettersi in evidenza e non le può fallire naturalmente. Montella ha preso palla da Zanetti, prova il sinistro in due tempi, l'intervento di Bengt Andersson, due gli Andersson e il Göteborg, il portiere con la maglia numero 33, Patrick Andersson con il 23 che supporta in attacco Tetté. Il rinvio del portiere, Candelà, aggancio di Zanetti che è in compatibilità con l'Inter, poi Gurienka, il capitano della Bielorussia, verso Zago. Montella, ricevuto da Di Francesco, poi l'apertura per Vincent Candelà. Assunção, Zanetti, Gurienka, Rinaldi, lancio di Rinaldi, c'è la segnalazione di fuorigioco da parte di Riveiro, primo collaboratore di Esquinas Torres. Ecco, vedi, questi cross dalla tre quarti sono, come vedi, in questo caso è fuori gioco, ma altrimenti sarebbe stato preda del portiere. Ecco, probabilmente Gurienko, invece di passare indietro il pallone a Rinaldi, ecco, forse era lui che doveva entrare in possesso della palla e puntare l'uomo, magari è questo che si aspetta Capello da lui. Più personalità. Quindi. Più personalità, puntare l'uomo per poter poi crossare per l'inserimento delle due punte. Capello sta spendendo parole di incoraggiamento ed elogio per Cristiano Zanetti, che mi sembra aver capito a suo modo di vedere in questo momento è quello che lo sta soddisfacendo di più. Peraltro molto positivo a mio avviso anche Montella, che si muove moltissimo, sistematiche le sue sponde per far salire la squadra. Ecco adesso Montella, c'è Fabio Junior dentro l'area, Montella ha cercato l'assist sotto misura per Fabio Junior, si è salvata la difesa del Göteborg. Sì, è stato bravo Montella qui, andare a cercarsi lo spazio sulla fascia sinistra, in effetti hai detto bene, è lui che spesso indietreggia, andare a dettare il passaggio, bravo a fare, ecco, da sponda come in questa occasione, il giocatore praticamente sul quale si riflettono tutti gli schemi offensivi. Montella, questo naturalmente in assenza di Totti e anche dello stesso Del Vecchio, tormentato dagli infortuni spesso, però recentemente ha dichiarato: raramente sono stato così bene fisicamente, e naturalmente il rendimento ne risente in meglio, come si è visto anche in occasione della trasferta in Svezia. Ecco, qui non poteva far diversamente, secondo me ha fatto bene a centrare questa palla, ha molto di forte, filtrare, no? Sì, filtrante, sai, un difensore lì è in difficoltà perché può incappare anche in un tocco sbagliato, in un autogol. Rinaldi fa ricominciare la Roma con Aldair. Per Aldair sembra altri due anni di contratto a 2,5 miliardi l'anno, una bella cifra per il campione del mondo di Stati Uniti 94, che proprio in occasione di Spagna-Brasile amichevole in programma Vigo il 13 darà l'addio alla Selecao. Antonioli, Rinaldi, Zanetti, naturalmente senza dare velocità alla costruzione della manovra tutto diventa più facile e prevedibile per il Göteborg. Ora un intervento su Di Francesco, escluso, lecito attendersi anche da lui, no? Una prestazione, una risposta, certo. Sì, importante in questo ambito europeo. Mild che era assente per squalifica nella gara di andata ed era una perdita importante per la squadra di Lundin, è uno degli elementi più rappresentativi del Göteborg. Era sempre molto attento e concentrato Aldair, ora viene però regalata palla alla squadra svedese, ai Blavit. Erlingman all'indietro verso Ben Andersson, una pressione Svensson, molti giocatori nel Göteborg sono polivalenti
si può assistere frequentemente a centrocampisti che fanno i difensori e viceversa, notevole intercambiabilità. Questo è un po' tipico anche del calcio svedese, no? Che sanno, giocatori molto eclettici che sanno adattarsi a qualsiasi ruolo, poi molto disciplinati, polivalenti, certo. Tete va a chiuderlo Aldair, saltato dall'attaccante ganese, interessante anche il cross, attenzione al Göteborg, c'è Antonioli e il Göteborg che va in vantaggio, ma la protesta di Patrick Anderson, c'è una segnalazione di fuorigioco, ringrazia il suo collaboratore castellano, l'arbitro Esquinas Torres, gol annullato. E anche in questo caso anche la Roma deve ringraziare, io da questa posizione non possiamo assolutamente valutare, può darsi che ci fosse il fuorigioco del giocatore svedese, chiaro, comunque la Roma come vedi non deve concedersi queste pause, pericoloso concedere fiducia all'avversario, chiaro. Roma fa la sua partita, il ritmo è lento, compassato, però chiaramente così favorisci solo la difesa dell'avversario ed è difficile, come hai detto tu, la manovra diventa molto prevedibile. Gianni, sì. Vai, ti posso dire che del fuorigioco qui in campo non si era accorto nessuno, cioè al momento in cui la palla è entrata in rete Capello si è girato allargando le braccia, convinto che il gol fosse regolare. Eh sì, i giocatori svedesi non erano sicuramente sulla traiettoria in azione di disturbo, parlo di quelli davanti a Antonioli, in particolare di Patrick Anderson, intanto fermato adesso Fabio Junior. Certo qui un brivido c'è stato, e in ogni caso era stata concessa una certa anche libertà lì nella sì, zona che conta. Ma poi soprattutto nel tiro che poi Antonioli ha parlato, ecco, secondo me è inconcepibile che un difensore praticamente ha girato le spalle all'avversario, gli ha fatto una finta, ha girato, adesso non ricordo precisamente di quale difensore si trattasse, però ha girato le spalle all'avversario, poi dopo Antonioli ha dovuto intervenire sul tiro, comunque la leggerezza della difesa della Roma. Assunção sbaglia nettamente anche Di Francesco l'apertura di prima, riparte il Göteborg che sta facendo la sua onesta partita qui allo Stadio Olimpico dopo aver perso in casa per 0-2 nell'andata. In avanti Svensson, impiegato anche a centrocampo a volte. Assunção prova all'esterno destro, fermato Montella per offside, fuori gioco. Un po' scettico Capello su questo fuori gioco. Cappello, secondo me era difficile valutarlo da quella posizione, soprattutto da seduto anche perché era in piedi. No, guarda, è stato di difficile valutazione per noi perché certo giocano sempre sul filo del fuorigioco gli svedesi con questa difesa a 4 e anche gli stessi attaccanti, questo per esempio questo c'era, sì, questo possiamo dirlo con certezza, sì. No, ma ho l'impressione che questa sera assisteremo spesso a questi fischi e queste collaborazioni, sì, tra arbitro e guardalino. L'avanzata in linea dei quattro della difesa è un classico del calcio svedese e naturalmente deve ricorrere anche a questo con meccanismi ben oliati il Göteborg per guadagnare spazio, per rientrare più rapidamente in possesso di palla. Spinge molto Mild, troppo secondo l'arbitro, vediamo, palla a due, palla, così riprende il gioco, non so se era entrato in campo anche un altro pallone, comunque sempre 0-0, molto sportivo il Göteborg in questa occasione. Candela, d'altronde questo non sorprende, è il fair play in una squadra svedese. Basta vedere Svensson. Esatto. Seguiamo l'attacco della Roma. Rinaldi cerca la profondità per Montella, il cross molto largo, c'è solo Fabio Junior a ridosso di Ben Anderson. E poi è arrivato correndo moltissimo Di Francesco. Da notare nel Göteborg i frequenti ripiegamenti di Patrick Anderson che cerca di dare una mano a centrocampo e difesa. Svensson copre sul primo palo, Assunção per il tiro dalla bandierina. Giocati 21 minuti del primo tempo 0-0. Corto il corner di Assunção. Aldair, Zago, Cafu, Assunção convocati per Spagna-Brasile amichevole del 13 novembre. Fabio Junior
convocato per la nazionale olimpica brasiliana che giocherà in Australia il 14 e il 17 novembre. Gurienka, palla pressoché imprendibile per lui. Comunque Gianni, è incredibile come con poco pubblico e quindi con non molto caos, rumore qui ai bordi del campo, come la voce di Capello riesca a sentirsi fino all'altra parte del campo. L'ha sentito anche Candelà. Riesce a parlare anche con Candelà. Ma si fa sentire, si fa sentire. Ma devo dire che in campo a volte la tensione, indubbiamente il frastuono dei tifosi, ma spesso è anche la tensione che non ti fa sentire quello che ti dice il tuo allenatore. È partito in posizione regolare Fabio Junior in area, Prodezza con il piede sinistro di Ben Anderson che nega il gol al brasiliano, protagonista di uno scatto autorevole e conclusione molto rapida. Beh, direi che qui è stata splendida la palla per Fabio Junior. Fabio Junior ha calciato, direi anche con eccessiva sicurezza, sono propenso a dire che è stato ottimo l'intervento del portiere. Grandissimo riflesso di Ben Anderson in panchina con il numero uno, il portiere di riserva è niente meno che il grande Ravelli, cui naturalmente è stato lasciato come segno di omaggio, di rispetto assoluto, il numero uno, anche se il portiere di riserva, recordman di tutti i tempi in quanto a presenza in nazionale. Aldair, retropassaggio per Antonioli che deve giocare di piede, lo fa bene, ancora a beneficio di Aldair e poi Zago. Assunção, tocco di Montella, non era precisissimo per Zanitti, era meglio centrocampo del Göteborg. 23 minuti e mezzo, 0-0. C'è stata la risposta della Roma con la conclusione di Fabio Junior al gol annullato. Qualche mugugno Gianni da parte del pubblico su questo, diciamo, gol sbagliato da parte di Fabio Junior, che avrebbe indubbiamente bisogno di questo gol per cercare di sbloccarsi, un giocatore che fino adesso è stato un po' così criticato, ha avuto poche possibilità, quelle poche le mancate, indubbiamente per lui sarebbe stata una medicina. Certo, poi va detto che ci sono anche errori peggiori, perché comunque la corsa è stata infatti io ho detto, notevole, sono ha trovato lo specchio della porta, ad elogiare il portiere. Certo. Naturalmente da quella posizione bisogna far gol, però non sempre questo può avvenire. E Gurienka vuole la palla a Montella, non lo accontenta il bielorusso che spinge ancora, poi si ferma, cerca il compagno smarcato che è proprio Montella, che partecipa molto alla costruzione. Assunção in scivolata, ma recupera Lunden per il Göteborg. Squadra che non sta subendo il complesso dell'Olimpico. La Roma che all'Olimpico ha fatto bene, impressionante la striscia nelle ultime 14 gare interne a livello europeo, 13 vittorie e una sconfitta per la Roma, ma il Göteborg si gioca la partita a qualificazione compromessa. Qui abissale il fuorigioco di Montella, che naturalmente cerca spesso di posizionarsi in linea con gli attaccanti, specialità che vede forse al primo posto assoluto Pippo Inzaghi. Sì. Vedo che siamo d'accordo, ma lo pensano così anche tutti i nostri, gli appassionati di calcio, che ormai sono tutti intenditori, capiscono che Pippo Inzaghi sfrutta sempre i centimetri delle distrazioni della difesa e gioca sempre effettivamente sul filo del fuorigioco. Zanitti, Gurienka. Già tornato Patrick Anderson, che sta producendo una mole di lavoro impressionante, correndo moltissimo. Gianni, l'impressione dagli sguardi di Capello e da certe parole è che Cristiano Zanetti, che ricordiamo è colui che ha dato quell'ottimo pallone a Fabio Junior nell'occasione più importante per la Roma fino a questo momento, stia guadagnando punti, se così vogliamo dire, con la sua prestazione. Sì, nella considerazione di Fabio Capello, dice ogni tanto quando sento dire proprio bravo, bene, insomma, il Capello che è uno che di solito sgrida, insomma, mi sembra contento. Di Francesco, Fabio Junior,
recupera per il Göteborg. Mil, grande esperienza nel giro della nazionale. Cristiano Zanetti è un giocatore molto tecnico, secondo me di indubbio valore, che ha un buon futuro, però questi elogi secondo me meritati per la partita di questa sera da parte di Cappello, però ti fanno anche capire che secondo me c'è una mancanza in questa Roma, in effetti una mancanza di un uomo di personalità a centrocampo, perché il fatto stesso che Cappello abbia così sotto osservazione Zanetti questa sera ti fa capire che forse la mancanza di un leader a centrocampo in effetti esiste. Benson lascia scorrere Candelà, e d'altronde l'acquisto di almeno un grande centrocampista è l'obiettivo primario della Roma Calcio in sede di mercato. Sono stati fatti nomi anche importanti, uno tipo per tutti, Emerson, esatto. Ma vedi l'incapacità da parte di questa squadra, ma non solo, anche di gestire un risultato come il doppio vantaggio contro il Cagliari, a volte è imputabile anche il fatto alla mancanza di un giocatore al centrocampo che ti dia i tempi, che ti prenda per mano la squadra, soprattutto che tenga il possesso di palla, perché a volte, soprattutto negli ultimi minuti, ti vieni preso dalla paura, così allora butti via il pallone un po' a caso, ecco. Comunque è bene che la Roma si sia accorta di questo handicap. Un giocatore svedese a terra, si prosegue comunque, non viene messa fuori la palla, deve recuperare intanto Montella. C'è un attimo di incertezza tra Erling Mark e Bengt Andersson, il portiere, e dunque calcio d'angolo in favore della Roma. Ecco Milde che recupera, era il giocatore rimasto a terra sulla tre quarti d'attacco degli svedesi. Assunção, Gurienka cerca di giocare di fino a Assunção, si fa rispettare di forza Patrick Anderson, ma irregolarmente a giudizio dell'arbitro. Calcio di punizione. Una curiosità, Gianni, prima per un calcio di punizione concesso agli svedesi sul quale Capello non era d'accordo, Capello ha parlato a distanza, glielo ha detto all'arbitro, in un buono spagnolo. E d'altronde lo conosce bene, no? Alla luce della sua esperienza vincente, peraltro, come allenatore del Real Madrid. La vigilia ha detto: non ho mai avuto problemi con questo direttore di gara, quindi un attestato di stima. Assunção per il calcio di punizione, barriera 2 per il Göteborg. Cerca il movimento Montella, Assunção. Candelà controlla, potrebbe provare con il destro, scendere indietro per Zago, e ricomincia la Roma. E ha scelto la soluzione più complicata Candelà. Intanto Montella cerca l'assist per Fabio Junior. Gesto di grande tecnica, di grande classe da parte di Montella, che ha pionato questo pallone, lo ha messo giù. Ecco, forse strano per lui, perché solitamente vede la porta. Guardate, questa è un'azione tecnica, bell'aggancio. Un bel aggancio. Anche un pizzico di fortuna dopo il rimbalzo sulla piedi, coscia. Sì, rimasto in piedi. Ha mantenuto l'equilibrio. Tanto fermato per fuorigioco Di Francesco, che forse veniva da dietro. La segnalazione riguardava probabilmente Montella, che però non partecipava direttamente all'azione dal centro. Ecco Di Francesco, pare che ci sarà un ritocco d'ingaggio anche per lui. Questo vuole essere appunto un gesto di stima, sì, un segnale che Sensi, cioè, vuole dare al giocatore, che naturalmente qualche volta, non venendo preso in considerazione per una maglia da titolare, può subire eventuali contraccolpi psicologici. Sai, d'altronde ci può stare, ci può anche stare. Rimangono in panchina nomi altisonanti anche in altre squadre. Un giocatore nel giro della nazionale come lui, che sente che l'allenatore non è che non abbia fiducia in lui, ma fa ruotare praticamente altri giocatori nel suo ruolo, è chiaro che possa sentirsi un po' anche messo in disparte. In realtà non è così, ormai la legge del turnover, come ha detto Fabio Capello stesso, la devono accettare tutti. Comunque è importante che la società gli abbia dato quel segno di riconoscimento. Zago, Aldair, Rinaldi, dunque difesa a tre per la Roma, la spinta di Gurienka in linea con i centrocampisti, a sinistra c'è Candelà. Ecco, manca la Roma naturalmente stasera il rifinitore dietro le punte, normalmente Totti, quel Totti che
con la qualificazione già ipotecata, come era già successo per la trasferta in Portogallo, anche per questo return match in pratica guarda dalla panchina. Montella, delizioso l'esterno sinistro. Fabio Junior prova la conclusione di giustezza, ha cercato l'angolino basso incrociando. Fabio Junior, tiro che poteva anche trasformarsi in assist per il velocissimo di Francesco, ma la cosa più bella a mio avviso l'ha fatta Montella. Ha fatto un, direi, uno lancio splendido di esterno sinistro, e il tiro di Fabio Junior forse un po' meno bello, insomma era anche in una posizione difficile, un po' complicata per lui. Comunque direi gesto tecnico ancora una volta splendido da parte di Montella. Tete era più in avanti, Gianni, Patrick Anderson. Vai, Gianni, scusa, no, a proposito di questa azione della Roma, Capello è rimasto soddisfatto in particolare dal movimento che c'è stato, perché quando Montella va a recuperare il pallone dietro c'è il taglio di Di Francesco da sinistra, al quale intanto in tuffo Gurienka che concede il calcio d'angolo, si completa pure. Cioè, questo taglio da sinistra verso il centro a Di Francesco quando Montella va dietro a prendere il pallone, Capello glielo aveva chiesto. In questo caso Montella ha fatto il totti, si può dire, in questo caso sì. Ha fatto il totti, vero. Calcio d'angolo per il Göteborg. Non bisogna mai distrarsi sui calci da fermo con saltatori abili come gli svedesi. Intercetta Svensson, palla che non arriva a Montella, poi spinto Fabio Junior, ha visto l'arbitro, punizione, la spinta è stata di Erling Mark. Assunção, Zanetti che è rientrato nell'operazione di Biagio, un giocatore, ma questo l'abbiamo detto anche in occasione della trasferta in Portogallo, poteva essere utile come a questa Roma. Calcio di punizione. Sì, ed è molto strano, io non voglio tornare sull'argomento perché ormai penso anche... È stato metabolizzato. Metabolizzato, certo, devo dire, però che insomma è molto strano che proprio la Roma in quel settore lì, l'abbiamo sottolineato prima, mi pare anche lo stesso Capello se ne sia accorto, fatto sta che il fatto che inseguano Emerson a tutti i costi significa che effettivamente a centrocampo un problema c'è. Io non dico che Di Biagio poteva risolverlo, quel problema lì, però indubbiamente era un giocatore che poteva far comodo. Nilsson per questa punizione prova direttamente la conclusione, un destro davvero sbilenco, ma non è finita l'azione, allontana Zago, sempre 0-0. La punizione è per la Roma, Roma che ha sempre eliminato le squadre svedesi, Österbaxio, Norrköping, anche se quella fu una qualificazione sofferta ottenuta ai calci di rigore, e poi la sfida con il Göteborg, un altro Göteborg, Coppa Campioni 83-84, quando la Roma proprio qui all'Olimpico disputò quella che secondo molti è la migliore partita in assoluto della storia della Roma Calcio, con uno dei gol più belli per la costruzione della manovra che si siano mai visti su un campo di calcio. Rinaldi, Antonioli, difesa a 4 e centrocampo spesso rinforzato come detto da Patrick Anderson, questo lascia un po' isolato Tete in attacco. Intanto Di Francesco non passa a Pedersen, Pedersen norvegese in forza al Göteborg. Zago, Candelà, campione del mondo e capitano della Roma stasera. Rinaldi, c'è rimessa laterale, cerca il compagno Gurienka, Montella si propone come spesso è accaduto, Rinaldi arretra anche Assunção, Montella, Rinaldi direttamente verso Antonioli, Di Francesco, buono il controllo, Assunção,
un attimo di esitazione da parte di Riveiro che poi segnala un fuorigioco. Io ho qualche dubbio, Fulvio. Direi che forse ce n'è più di uno. Probabilmente, probabilmente qua c'è stato un, non lo so, un rientro da parte di Fabio Giugno, però ho qualche dubbio perché l'impressione è che ci fossero 2 metri tra l'ultimo difensore e Fabio Giugno. Ben Anderson, stacco imperioso da parte di Zago cui risponde Erling Mark. Rinaldi protegge l'intervento di Antonioli, eccolo qui il portiere della Roma, poi spazza direttamente il fallo laterale Svensson. Le istruzioni di Capello. Ecco Gianni, la differenza tra Capello e l'allenatore svedese, che anche lui sempre in piedi praticamente, sta proprio nei decibel usati dai due allenatori. Ogni tanto l'allenatore svedese timidamente si rivolge ai suoi giocatori, Capello decisamente in maniera meno timida. Sì, si alza più il volume, diciamo. Gurienka, grande giocata, saltato da avversari, prova il tiro, aspetta la palla Ben Anderson, anche se la presa lascia a desiderare, recupera però in due tempi. No, direi un gesto positivo da parte di questo giocatore. È chiaro che il tiro non è stato un tiro che poteva preoccupare il portiere, però direi insomma il suo inserimento è stato forse quello che Capello vuole da lui. Un'accelerazione al momento giusto, essere più offensivo, sostenere soprattutto di più l'azione d'attacco. Candelà, Zago, Rinaldi. Gurienka, Assunção, Rinaldi, Montella, cercato il tocco a seguire per Gurienka. Tetté, nel corso del campionato e delle coppe anche per lui, una striscia di 7 partite consecutive andando in gol, striscia che però si è poi interrotta. La grinta inutile in questo caso di Patrick Anderson. La Roma ha giocato Gianni pochissimo a sinistra, Candelà praticamente non si è visto mai davanti. Sì, c'è stata quella possibilità quando ha controllato di petto in aria e poi però ha preferito, anziché concludere a rete, cercare la conclusione di un compagno dal limite. In effetti in realtà è stato così, una Roma molto manovriera, che però ha cercato soprattutto la fascia destra, ha cercato Gurienka più che Candelà. E non Candelà. Zanetti, Di Francesco, nettamente in vantaggio Nilsson su Fabio Giugno, sbaglia però Ben Anderson, Di Francesco, ecco Candelà, anticipato Montella, non è finita, Di Francesco subito per Montella, protezione della palla, Candelà non se l'è sentita di provare con il destro, Fabio Giugno, Gurienka, insiste la Roma, prova il cross, il tiro di Gurienka fuori. Ma applausi comunque per il bielorusso. Sì, applausi secondo me meritati allora a questo punto per questo giocatore che nelle ultime 2 o 3 azioni è stato quello che si è inserito con maggior frequenza. L'azione sembrava terminata perché era difficile, gli spazi erano chiusi, la Roma forse doveva cercare un po' più la velocità, cercare di concludere prima, invece ha manovrato, insomma quando la difesa è assestata, la difesa avversaria, è difficile cercare spazio. Alla meglio Mild su Assunção, Zago, Fabio Junior, c'è il calcio di punizione per la Roma. La Roma che a livello di partite europee in casa ha sempre battuto le squadre svedesi senza mai subire gol. Gurienka, Aldair, la verticalizzazione di Francesco ha rimediato ad un errore di impostazione di prima, poi Assunção, Candelà va giù e c'è la punizione forse, sì. Assunção, c'è una segnalazione di fuorigioco di Montella. Sempre 0-0 nel 41esimo minuto del primo tempo.
Gianni, sì. Da qualche minuto a questa parte mi sembra che Di Francesco si sia spostato in una posizione leggermente più centrale. Questo anche quasi per facilitare posizione Totti, sì. Forse anche per facilitare Candelà, la fascia di Candelà. Sì. Inserimenti di Candelà che però non sono mai, non so se avete notato, non sono mai stati inserimenti centrati al cross proprio sul fondo per i due attaccanti. No, si è sempre inserito anche lui andando a prendere il pallone per poi cercando l'azione centrale, inserimento centrale. Il Göteborg in avanti, Pedersen, passaggio filtrante, Lunden si perde la palla in aria, allontana Zago e poi senza complimenti su Montella. Chiede l'ammonizione Capello. Ma in effetti questa è un'ammonizione che ci poteva anche stare, perché qui, come è successo in precedenza, Montella poteva tenere il pallone, difendere il pallone e far salire la squadra. Difensore, devo dire che se lasciato anticipare da Montella poi ha commesso un giro molto forte. Gurienko, Zanetti, Aldair e con qualche secondo di ritardo una segnalazione di fuorigioco. Non è estremamente tempestivo Ribeiro, il primo collaboratore di Esquinas Torres. Ci pensa su un paio di volte, diciamo. Zago, Zanetti, ottima la giocata, Assunção a qualche metro, ne approfitta, cerca il movimento giusto Montella, a destra c'è Fabio Junior che riceve. Di sinistro il cross, poi prova addirittura un tentativo di controllo in tacco Assunção. Il rinvio affidato a Bengt Andersson. Zanetti. Nei confronti a eliminazione diretta 17 qualificazioni delle squadre italiane e 2 svedesi. Svensson, Rinaldi, è un po' ingenuo in questa occasione Zago, però riparte la Roma con Di Francesco trattenuto. Gianni, ci sarà un minuto di recupero. E questa è una munizione giusta. Giusta, munizione... la trattenuta intenzionale dell'avversario, norma... Soprattutto quando si stava prospettando l'idea di un'azione di contropiede fantastica per la Roma. Ma qui proprio Di Francesco è stato trattenuto per la maglia, il regolamento parla chiaro, purtroppo non sempre viene applicato, cioè purtroppo per la tutela dello spettacolo. Milbo, ammonito dunque al 44esimo. Intervento di Anegrund per la rimessa laterale in favore della Roma. Roma cambiata per 5 undicesimi rispetto a quella di domenica scorsa. Una Roma che ha ottenuto 2 punti su 9 nelle ultime 3 giornate di campionato e 1 punto su 6 nelle ultime 2 partite all'Olimpico. E da lì ci sono state, sono inevitabilmente pervenute delle critiche. Io dico più che per i risultati, perché 2 punti ci possono anche stare, però per il gioco espresso dalla Roma, è chiaro che il tifoso si aspetta qualcosa di più, soprattutto sul piano del ritmo, della personalità, della gestione della gara. Soprattutto dopo quello che la Roma ha fatto vedere nella straordinaria impresa a Firenze. Certo. Intanto mi comunicano Legia Udinese 1-1. Beh, questo è un risultato, una notizia positiva per noi italiani, insomma l'Udinese che riesce, come vedi, anche in trasferta a dimostrare la propria forza. Fabio Junior, confermato il minuto di recupero che ci aveva anticipato Mazzocchi. Gurienko, ha perso qualche metro a Roma in questa occasione. Il cross, scavalcato Fabio Junior. Spinto Gurienko, ci sta la punizione per la Roma.
Vedi, quando poi passi il pallone lì indietro, inevitabilmente poi devi ripartire. Riparti con la difesa del Göteborg, in questo caso tutta assestata, solamente poi una mancanza di concentrazione da parte di un difensore svedese può far sì che si crei una palla gol, perché secondo me bisogna essere velocizzare più negli ultimi 20 metri d'azione. Gianni, e comunque anche questa azione denota quanto Fabio Junior abbia poca fiducia nei propri mezzi, non ha mai tentato l'uno contro uno, intanto prova ad avvicinare Capello, sì, visto che una battuta rapida alla fine tempo, di questo primo tempo conclusosi sullo 0-0 soltanto. No, Fabio, ci siamo dati appuntamento a dopo, preferisce parlare dopo, allora io provo ad avvicinarmi a Cristiano Zanetti o a Vincenzo Montella, ecco Vincenzo Montella qua. Vincenzo, insomma, all'inizio ti hanno dato qualche calcio di troppo, si ricordano di te. Il gioco svedese anche a livello internazionale è molto, molto duro, per cui niente di straordinario. Stai facendo un'ottima partita anche in versione Totti, diciamo così. No, è giusto Montella, Totti quando manca si sente. Niente, io ho sempre piaciuto giocare a calcio a prescindere dai ruoli. Ruolo rifinitore, ruolo punta, proverai a tentare la via del gol adesso in maniera un po' più... No, noi vogliamo vincere questa partita perché all'Olimpico ci è riuscito poco fino adesso, per cui ce la metteremo tutta. Anche perché c'è da riscattare qualche risultato non positivo in campionato ultimamente. Sì, soprattutto l'ultimo. Bene, grazie Mazzocchi. Nell'intervallo una breve edizione del TG2, ci risentiremo per la diretta del secondo tempo. 0-0 dunque finora tra Roma e Göteborg. Sinceramente, vista dalla tribuna, quanto ti piace questa Roma oggi? Ma il risultato noi abbiamo fatto lì quando abbiamo giocato lì nella casa di loro squadra, per cui è una partita che possiamo giocare tranquillo, però dobbiamo sempre fare un buon risultato, magari anche vinci. E Capello si arrabbia perché ogni tanto non siete concentrati al massimo come nel finale della partita col Cagliari, come mai? Concentrato siamo sempre, però sono cose che succedono sul calcio. Ho visto ieri Milan vinceva una partita che sembrava facile, loro in due azioni hanno fatto due gol e hanno vinto la partita, però dobbiamo senza dubbio guardare meglio questa partita, così magari possiamo vincere. Grazie a Marco Cafu, a te Gianni. Si prosegue il riscaldamento da parte di Totti, il cambio forse avverrà proprio nei minuti, sì, iniziali di questo secondo tempo. Nel Göteborg indisponibili Par Karlsson, Joachim Persson, forse lo ricorderanno i tifosi dell'Atalanta, e anche Stefan Barling. Nella Roma squalificato Mangone, out del vecchio, risentimento muscolare per lui, e non è in panchina Koutos, anche per il giovane attaccante della Roma qualche problema fisico. Nel Göteborg soltanto 6 elementi in panchina. Colpo di testa alla ricerca di Montella da parte di Assunção. L'IFK Göteborg è stato fondato nel 1904. 17 volte ha vinto il campionato svedese, 4 coppe di Svezia e 2 volte la coppa UEFA. Domenica 7 novembre, come detto, Regina Roma, ma qui sta crescendo, qui nella capitale, enormemente l'attesa per il derby, sì, della decima giornata, Roma-Lazio. Gianni, intanto qui comincia a pioviginare, non è ancora pioggia vera, però qualche goccia sta cominciando ad arrivare. Si è intravisto anche Ravelli sulla panchina del Göteborg. Di Francesco, Fabio Junior, Montella prova l'aggancio in corsa in area di rigore del Göteborg. Ben Anderson. È stato un 1-2 molto bello tra Montella e Fabio Junior, non è riuscito ad arpionare il pallone Montella sul passaggio di ritorno da parte di Fabio Junior. Comunque tu dicevi del derby, scusami Gianni, secondo me un po' di contestazione per i risultati mancati della Roma è un po' accentuata anche per il grande momento della Lazio, indubbiamente. Sempre 0-0. Palla imprendibile per Lunden, rimessa in favore della Roma. Ecco il tentativo in sponda di Fabio Junior, solo parziale il controllo in corsa di Montella. Forse il dialogo negli spazi stretti, le giocate a palla bassa, sfruttando la tecnica indubbiamente superiore da parte della Roma nei confronti del Göteborg, possono mettere in difficoltà la squadra di Lundin, soprattutto a livello di linea difensiva, no? Squadra molto prestante. Il dialogo stretto favorisce indubbiamente giocatori molto tecnici,
morfologicamente anche Previlini come Montella, anche come Fabio Giuno, anche se Fabio Giuno è molto più potente, però è chiaro che bisogna cercarli questi passaggi in profondità che secondo me sono stati cercati molto, molto di rado. Fabio Giuno è sicuramente un giocatore prestante dal punto di vista fisico, ma pur sempre un brasiliano, quindi ha sicuramente nel tocco una delle frecce migliori della sua faretra. Rimessa in favore del Göteborg, che ha eliminato Cork City nel preliminare e Lech Poznan nel primo turno. Göteborg che non vince dal 12 di ottobre, però 5 sconfitte nelle ultime 6 partite per la squadra di Lundin, che non riesce a ritornare ai fasti di un tempo. Gianni, due notizie: la prima è per gli appassionati di Francesco Totti, che dovrebbe entrare entro una decina di minuti; l'altra è purtroppo che sta piovendo, comincia a piovere sul serio. E questa non è una buona notizia per il nostro Marco Mazzocchi a bordo campo. Confermo. Saltato Zanetti, cross deviato, non riesce Rinaldi ad evitare il calcio d'angolo, impresa impossibile per lui. Ecco un primo piano di Totti, straordinaria la sua prestazione in occasione della vittoria giallorossa a Firenze. Lunden per il tiro dalla bandierina, sembra aver organizzato tutto Antonioli. Non riesce la difesa della Roma a mettere in fuori gioco gli attaccanti del Göteborg. C'è stato l'inserimento pericoloso di Mild, che per fortuna della Roma ha sbagliato. Sì, si sbracciavano i difensori della Roma che, chiedendo inutilmente il fuorigioco sia al Guadagnini che all'arbitro, che era in una posizione perfetta per segnalare questo fuorigioco che non c'era, per cui grande ingenuità della difesa della Roma, che ha rischiato tantissimo. C'erano 4 attaccanti del Göteborg. E Milde, che è andato a schiacciare, lo ha fatto troppo, favorendo l'intervento di Antonioli. Attimo di distrazione. Queste sono le distrazioni che i difensori non si devono permettere, queste amnesie difensive che si pagano, vedi col Cagliari, in modo con grave danno. E se lo dici tu, che insomma sei stato uno dei più grandi difensori della tua epoca, c'è da credere. È il quinto minuto della ripresa, 0-0 tra Roma e Göteborg. Rimessa laterale di Pedersen, deve trovare lo spazio per il cross, cerca di recuperare la palla di Francesco. Pedersen si ferma la palla sulla linea, voleva il calcio d'angolo in norvegese, che poi invita il collaboratore di Espina Torres, Ribeiro, a segnalare il calcio di punizione. La trattenuta di Francesco. Lunden, calcio di punizione, 2 elementi in barriera nella Roma. Provano lo schema dentro l'area di rigore i giocatori del Göteborg, il colpo di testa è stato di Aldair. Poi... Tanto Gianni, Stefan Lundin sta facendo scaldare Christian Carlsson e Hermansson. L'errore di controllo da parte di Anegrund, la rimessa per la Roma, Candelà stasera capitano. Montella controlla, appoggia all'indietro per Di Francesco, l'intervento di Lunden. Di Francesco invita il direttore di gara a tenere sotto controllo il numero 26 del Göteborg. Il direttore di gara gli ha fatto cenno di stare zitto. Sì. Anche nel primo tempo qualche protesta da parte di Di Francesco. Aldair. Aspetta Candelà che riceve. Aldair. Forse con la mano l'intervento di Assunção, e qui c'è il cartellino giallo, questo secondo il regolamento. Sì, sì, e infatti arriva l'ammonizione, ingenuità da parte di Assunção. Io non credo che Capello sia contento in questo momento. Questa è una leggerezza da parte, gratuita, leggerezza da parte di questo centrocampista. Seconda ammonizione, tra l'altro ti fa capire un po' anche il senso di questa partita, la cattiveria, tra virgolette, cosiddetta agonistica di questa partita, che sono dei ritmi abbastanza blandi. Tanto sta per arrivare il momento di Francesco Totti. C'è la punizione però per il Göteborg.
direttamente la conclusione da distanza siderale, ha provato comunque Nilsson, o bellitario. Non ci sono giocatori della Roma in diffida in questa partita, ce n'è uno nel Göteborg ma non partecipa a questa trasferta, è Park Karlsson che si è infortunato. Uscirà Montella, una staffetta più o meno annunciata, sì, sì. Montella ha avuto un'altra decina di minuti per provare a segnare. Controllo di Tetté, giocatore ganese, poi un po' maldestro in questa circostanza a Zago. Ha aperto Henriksson, poi il controllo di Assunza. Nel primo tempo ha ammonito Milde, che poco fa ha fallito una buona occasione per il Göteborg. Non ce ne sono state molte nel corso della partita di occasioni da gol. Niente da fare per Zanetti. Non si fa superare Candelà. Milde recupera per il Göteborg. Tette. Henriksson. E forse anche con il terreno viscido provano le conclusioni da grande distanza. Sì, belleitario come hai detto tu. Tra l'altro adesso diventa ancora più difficile perché quando cerchi il lancio lungo la palla viene allungata dal terreno viscido. Esce Montella, il grande protagonista della gara di andata. In campo Totti. Non sono molti gli spettatori stasera allo Stadio Olimpico, ma naturalmente c'è l'ovazione per l'ingresso in campo del giocatore sicuramente più importante della Roma di Capello, un giocatore che può fare la differenza. Una Roma senza Capello è una Roma che perde molto del suo potenziale. Sì, una Roma senza Totti, dico, perde molto del suo potenziale. Se mi consenti, uno dei pochi giocatori rimasti in un ruolo secondo me in via di estinzione in questo calcio che concede sempre meno lo spettacolo. Lui è capace di cambiare volto ad una partita, speriamo che sia così anche in questo secondo tempo. E a proposito del ruolo che dovrebbe ricoprire Totti in questo secondo tempo, Gianni Fulvio, credo che Totti farà il Montella. Sì, sì, in attacco e in linea con Fabio Junior. Cioè Di Francesco, tu l'avevi sottolineato anche nella fase finale del primo tempo, più al centro, questo per facilitare gli inserimenti di Candelà, ma anche forse per sostenere proprio l'azione degli attaccanti. Buon controllo di Fabio Junior, lo pressa Nilsson, elemento di grande esperienza. Cerca la scelta giusta Fabio Junior, pensa di averla trovata in Assunção che carica il sinistro, scivola però Zanetti, destro, ribattuto, ancora Zanetti. Assunção cerca il passaggio filtrante proprio per Totti, riparte il Göteborg. Assunção in interdizione, poi Anne Grund e rimessa laterale per la Roma che pressando mette in difficoltà il Göteborg. Sì, la dimostrazione è stato quest'ultimo minuto praticamente dove la Roma ha cercato di sostenere di più l'azione offensiva pressando i portatori di palla del Göteborg che dimostrano anche i propri limiti tecnici, per cui secondo me ecco così deve fare la Roma, cercando di mettere più sotto pressione i giocatori avversari quando sono in possesso di palla. Intanto subito un intervento ai danni di Totti da parte di Erling Mann che non ha fatto complimenti. Per Totti che riceve molto spesso brutti colpi da dietro, anche il problema di mantenere i nervi a posto per evitare poi oltre al danno fisico anche magari la beffa di qualche conseguenza disciplinare, certo. Questo è il destino dei grandi, il destino dei grandi, dei giocatori soggetti a marcatura stretta, spesso magari preda di così anche di qualche cattiveria. Colpo di tacco di Candelà, Totti fa un certo effetto vedere Totti in campo senza la fascia di capitano. Totti prova la conclusione, il destro di giro, la parata di Ben Anderson, traiettoria sulla quale si poteva inserire qualche compagno di Totti. Con mestiere ha spinto Zago per procurarsi lo spazio, poi Lunden. Zago in anticipo su Tetté, palla imprendibile per Pedersen che spinge a destra venendo dalle retrovie del Göteborg. Erling Mark, Zago, c'è la punizione però.
Per Capello è il contrario, cioè la mano l'aveva presa, l'aveva fatto, il fallo di mano l'aveva fatto il giocatore svedese. Una curiosità, con la pioggia Capello non si alza più, rimane al riparo della panchina. La punizione di Pedersen. Antonioli. Gurienka, Aldair. Aldair, bene per Fabio Junior, aspetta Nilsson, Fabio Junior riesce a entrare in area, poi ne esce però, cerca il passaggio per Aldair che ha seguito l'azione in attacco, e rimessa laterale per la Roma, quando sono pressati lo confermano ancora una volta, i difensori del Göteborg non hanno piedi buoni tali da poter costruire con precisione la manovra, il disimpegno. Secondo me è anche bravo Fabio Junior a lanciarsi in questi spazi, a proporsi in questi spazi. Devo dire che poi anche era riuscito a liberarsi dell'uomo, nel caso avesse messo la palla in centro non c'era nessun giocatore della Roma, per cui ha fatto bene a mantenere palla. Si sta muovendo anche con grande attenzione, con grande dedizione. Insomma, certo, poi per un attaccante è sempre importante far gol. Gol che poteva fare il primo essere tempo, stato, certo, fatto, sì, poteva venire nel primo tempo, ma c'è stata la grande risposta da parte di Ben Anderson. Saltato Zanetti, il cross, attenzione a Mild che aspetta l'arrivo di Pedersen, immediato il traversone. Candelà, un po' di imprecisione da parte della Roma, poi Di Francesco, finezza. Non riesce il colpo di tacco a Totti, Milda. E c'è la rimessa laterale per il Göteborg, dopo il tuffo di Rinaldi. Sempre 0-0. 0-2 però il risultato dell'andata. Candelà. Assunção. Questo Fabio Junior, bene di petto il brasiliano a beneficio di Zanetti, che sbaglia però. Ha recuperato Anegrun. Poi Patrick Anderson. Zanetti. La rimessa è della Roma. Da 10 anni un club italiano non viene eliminato da una squadra svedese in un doppio confronto a eliminazione nelle coppe europee. Bisogna risalire ai tempi di Inter Malmo, Coppa Campione. Inter Malmo, una serata purtroppo indimenticabile per i giocatori dell'Inter, persero in casa la qualificazione contro il Malmo. Comunque. Tanto Candelà prova la verticalizzazione e c'è il calcio di punizione per l'intervento di Totti. Sì, nel tentativo di stoppare il pallone, vedete, c'è stato un gioco pericoloso, comunque non assolutamente fortuito, involontario, sì, sì, cattiveria da parte di Totti, giustamente. Due contro uno nel duello aereo ha dovuto subire Zago. Candelà. Nulla da imparare in quanto agonismo per gli svedesi. Sempre lì in partita, non si arrendono mai. Onorano sempre lo sport. Ed ora c'è anche il calcio di punizione. Sì, diciamo che non hanno mai fatto grandi accelerazioni. Dal primo fino ad ora hanno sempre giocato allo stesso modo. Non sono mai scoperti, non hanno mai concesso nessuno spazio. Hanno lasciato sempre il povero Tete da solo in avanti a cercare di creare qualche pericolo per la Roma. Anche infatti, perché Patrick Anderson fa la spola. Sì, aiuta molto in difesa. Il centrocampo, perfino la difesa. Non è facile poi essere sempre presenti lì nella zona che conta al momento giusto. Calcio di punizione, distanza notevole, prova comunque, almeno così sembra, Eriksson, ma l'arbitro spagnolo fa arretrare la barriera a 3 elementi della Roma. Partito Eriksson, c'è soltanto la potenza. Aldair.
attacco la soluzione mancina di Henriksson. Fabio Junior non riesce il controllo. C'è da dire che adesso Gianni il diluvio rende ancora più difficile un certo tipo di gioco tecnico. Ecco Fulvio, il cambiamento delle condizioni meteorologiche può favorire il Göteborg in questo secondo tempo? Ma direi di no. Intanto seguiamo questa iniziativa da parte di Pedersen, cross, si lascia scavalcare Antonioni. Direi di no, è che con questo tipo di condizioni meteorologiche bisogna cercare di giocare ancora di più la palla a terra, cosa che invece non vedo fare. Si cerca ancora il lancio lungo per Fabio Junior, che cosa può fare, è in difficoltà anche lui, in mezzo a due uomini, tra l'altro deve cercare di sistemarsi il pallone, anche stopparlo è difficile, la squadra sale poco. Secondo me la Roma deve cercare di giocare di più, di mantenere di più il possesso di palla. Cosa che per esempio non è riuscita negli ultimi 20 minuti di Roma-Cagliari. Di Roma-Cagliari, certo. Di Francesco. Totti. Ha visto l'inserimento di Gurien. Traversone basso. Sull'esterno della rete, dunque rimessa per la squadra di Stefan Lundin. Non sono questi i cross che gli attaccanti desiderano, bisogna anche... A volte si colpevolizza un attaccante, però insomma devo dire che questa sera forse non sono mai stati messi nella condizione anche di agire nel modo migliore, perché Candelà si è visto pochissimo in fase offensiva, lo stesso Gurenko è stato autore forse di due esecuzioni. È stato molto apprezzabile il lancio di Zanetti per Fabio Junior. È stato quello forse un lancio dalla tre quarti più che dal fondo. E poi anche un taglio di Montella, no? Ricordiamolo, di esterno sinistro. Certo. Totti. Dopo il rimpallo non demorde Candelà, ribattuto il suo traversone. Buono il disimpegno del Göteborg. 20 minuti giocati della ripresa Tette nel deserto dell'attacco del Göteborg. Intanto sta per entrare, credo, Hermansson con il numero 6, non so ancora al posto di chi. L'abbiamo visto inquadrato di spalle Andreas Hermansson. Meno di 10.000 spettatori paganti stasera all'Olimpico, esattamente 9.767 per un incasso di 207.785.000 lire. Non succede spesso con non la è da Roma, in Europa. Non è da Roma questo, dal calore che spesso, ti parlo anche da ex romanista, ha manifestato questo pubblico nei confronti della squadra giallorossa. Totti si è procurato lo spazio, poi il lancio per la corsa di Di Francesco. Rimessa. Da lodare l'impegno di De Francesco, non è nel suo momento migliore indubbiamente, spesso lui è abituato ultimamente negli ultimi anni a giocare da esterno sinistro di centrocampo, come vedi il Cappello sta cercando di dargli un ruolo anche magari più centrale, probabilmente un po' anche messo sotto pressione anche per la non chiarezza per quanto riguarda il suo ruolo, devo dire che non è il suo momento migliore. Intanto ci segnalano un vantaggio del Parma con gol di Vivaio. Parma che di misura si era aggiudicato la gara di andata con Helsingborg. Al Tardini, anche in Svezia, il gol del Parma con Vivaio. Al 25esimo del primo tempo, mi dice dalla regia Giancarlo Tomassetti, altro confronto italo-svedese. Zago, era elegante la soluzione scelta da Totti, ma risponde il Göteborg. Tre quarti di match giocati, palla che non arriva a Tete, è piazzato al Dair, l'interdizione di Mild. Perso il contrasto Zanetti aiutato da Gurien, poi Rinaldi, Assunção. Ecco Totti prova a trattenerlo Anegrund. Totti sinistro, raso terra, chiude troppo l'angolo. Sì, c'è stato un fallo in precedenza su di Anegrund su Totti, poi chiaramente era anche difficile servire il proprio compagno di squadra perché gli spazi si erano chiusi, Totti ha tentato
precipitosamente, secondo me, una conclusione. Sta uscendo Tetté per Hermansson. Andreas Hermansson, classe 1973. Avete visto prima Hermansson inquadrato mentre era seduto, stava prendendo, stava praticamente studiando da un foglio di appunti del vice allenatore del Göteborg, sul quale era disegnato tutto il terreno di gioco e gli ha disegnato tutti i movimenti che dovrebbe fare. Intanto calcio di punizione, non tralasciano nulla evidentemente i giocatori del Göteborg. Poi bisogna vedere, scusami Gianni, se questi movimenti te li permette l'avversario, perché a volte è bello vedere anche così esteticamente lo studio, la preparazione, un allenatore che ti impone determinate posizioni, poi però devi tener conto anche dell'avversario. Assunção destro, aspetta la palla tra le braccia Bengt Andersson. Rinaldi, bene, evita anche la rimessa laterale. Gurienko, Assunção, Zago, a cercare Di Francesco, una spinta, era a 3 metri l'arbitro, punizione per la Roma. Totti, al limite c'è Fabio Junior. Uno scambio con Assunção, toccherà Di Francesco. Barriera 4 per il Göteborg, un quinto elemento pronto ad andare incontro alla palla. Scarica il destro Totti, c'è la deviazione e il conseguente calcio d'angolo. Mi pare Mazzocchi che la pioggia non sta facendo sconti. Assolutamente no, purtroppo. Candelà, Zago, si chiude il triangolo, Candelà in area, gli viene concessa libertà, ancora non è finita, Zago, ricomincia la Roma. Kurienka, lo aspetta proprio il nuovo entrato Hermansson, ma ora riparte il Göteborg. Mild, trattenuto Zanetti, calcio di punizione. Sì, una Roma troppo lenta negli ultimi 20 metri, troppo prevedibile, addirittura non so se avete visto Zago adesso in questo momento passare proprio il pallone quasi indietro, nessun giocatore che si prende la responsabilità anche di un'esecuzione dal limite, sempre passaggi così. È chiaro che, ripeto, il concetto che avevo espresso all'inizio, la Roma non ha nessuna intenzione di accelerare i ritmi, ma è chiaro che i tifosi si aspettano qualcosa in più. C'è da dire, Fulvio, che sì, Capello si è lamentato, per modo di dire, nei giorni scorsi, del fatto che spesso, quando si trova la domenica a giocare dopo aver giocato il giovedì, i suoi giocatori, anche se oggi magari non sono tutti titolari quelli in campo, un po' ne risentano, quindi non è nemmeno escluso che ci sia anche un quasi ordine di scuderia, cioè non forzare troppo. Proviamo a dare questa interpretazione. Ma guarda, io non sono d'accordo, cioè queste sono partite, ripeto, vedo questa sera la Roma che non cerca con insistenza il meccanismo offensivo, il gol, appoggia solo palloni a centrocampo oppure indietro. Questo secondo me è un errore, perché questa potrebbe essere indubbiamente una verifica importante anche in prospettiva delle esigenze che poi ti dà il campionato. Stretching sotto la pioggia per i panchinari della Roma. Zago, Di Francesco, poi Fabio Junior, che prolunga per Gurienko, aspettato da Svensson. Fabio Junior in area, a destra, una deviazione, fuori, calcio d'angolo. Comunque è l'unico giocatore, Fabio Junior, che ha tentato la via del gol, è l'unico che è vero che spesso insomma si è trovato anche isolato lì davanti, però si vede che c'è la volontà da parte sua di farsi vedere, di porsi all'attenzione anche dei critici. Assunção,
Hermansson. Gianni, è successa una cosa un po' strana. Si erano alzati tutti i panchinari della Roma per andare a scaldarsi, come avete rilevato voi dietro i cartelloni pubblicitari. È intervenuto il quarto uomo e ha fatto segno alla panchina giallorossa e ai giocatori che si stavano scaldando che se ne potevano scaldare solo due, perché soltanto tre possono entrare in campo. È già entrato Totti e dunque ha praticamente costretto Capello a fare già la scelta dei due che eventualmente entreranno dopo, che a questo punto potrebbero essere Tommasi e Blasi, che sono gli unici che si stanno scaldando. Gli altri, ovvero Tomic e Alenicev, si sono dovuti risedere. Una cosa abbastanza strana, non mi era mai capitato di vederlo. Anche Quadrini si è riseduto. Molto severo, questo delegato UEFA. Ne sai tu qualcosa a proposito delle interviste? Sì, non c'è dubbio. E poi secondo me queste sono sciocchezze, sono delle regole rigide da parte della UEFA che non condivido assolutamente, perché poi se Capello dovesse ricredersi, oppure c'è un infortunio, far entrare un altro giocatore, cosa fa? Ci vuole altri 10 minuti per far riscaldare. Lo stacco di Aldair, bandiera romanista. C'è una spinta proprio ai danni di Aldair, spostato, e dunque il calcio di punizione. Le squadre di club svedesi non hanno mai vinto in Italia nelle coppe europee, 18 sconfitte e 5 pareggi. Hanno invece vinto, e come, gli svedesi a livello di nazionale in Italia. Sai, i valori, se tu pensi che il Parma sta vincendo ad Helsingborg, che è la squadra che ha vinto lo scudetto. Intanto si chiama questa azione d'attacco del Göteborg, Aldair a qualche metro di vantaggio, mette in fallo laterale, poi subisce anche però nettamente la scorrettezza da parte di Anegrund. C'è il calcio di punizione. C'era però una situazione di superiorità numerica in attacco del Göteborg. Sì, dopo una disattenzione da parte della difesa della Roma, e qui c'è da augurarsi che Aldair... Si sono preoccupati tutti, si è mosso anche il medico Alicicco e hanno fermato la sostituzione che starà per avvenire, quella di Tommasi, ovvero uscirà Assunção con l'ingresso di Tommasi. È una cosa davvero di momenti. Eccolo Tommasi. Un grandissimo secondo tempo in occasione della partita di Firenze. A mio avviso la migliore in questo scorcio iniziale della stagione della Roma. Prova ad andar via Lunden. Poi Henriksson. Aspetta la palla Pedersen. Ecco il cross. È interessante, si battono i difensori della Roma per neutralizzare i lungagnoni svedesi. Kurienka. Questo è stato molto pericoloso, questo cross. C'è stata un po' di confusione, non si è capito, mi sembrava sul pallone che ci fossero addirittura due giocatori del svedesi, che poi uno ha perso l'equilibrio per un intervento di mestiere, forse. Sì, per un intervento, una spinterella magari da parte di un difensore della Roma. Comunque strano che però nessun difensore della Roma sia intervenuto su questo pallone, non sia saltato. Gianni, un'altra particolarità, scusami, adesso Capello ha cambiato la sostituzione, Tommasi entrerà al posto di Gurienko. Adesso è successo proprio ora, hanno comunicato al quarto uomo. Il lancio cercando Hermansson, attaccante del Göteborg che ha rilevato Tete. Zanetti, Fabio Junior, protezione della palla, allarga per Gurienko. Siamo nel 32esimo minuto della ripresa. Poi intervento su Zanetti. Per la prima volta dirige una squadra italiana nelle coppe europee, Meschinas Torres, internazionale della stagione 96-97. Ed ecco il cambio, fuori Gurienka, dentro Tommasi. Allora Fulvio, pagella di Gurienka. Ma Gurienka, non lo so, secondo le aspettative di Capello indubbiamente è una delusione, perché Capello aveva detto che poteva essere la rivelazione di questo campionato. Devo dire che ha avuto poche possibilità di giocare, abbiamo avuto modo di osservarlo anche nella partita contro il Victoria Setúbal, ma penso che sia più un difensore che un esterno destro di spinta, perché l'ho visto spingere molto poco, soprattutto più attento alla fase difensiva che quella offensiva. Fabio Junior.
non riesce a sfondare. C'è da allora Tommasi che appena entrato si produce in un cross. La deviazione è stata di Erling Mark. Poi Lunden aspetta Aldair con sicurezza assoluta di petto verso Zago. Poi di esterno destro Tommasi, d'apertura a beneficio di Tommasi, Fabio Junior, sponda Di Francesco, deve evitare il rientro di Mild, lo salta Di Francesco, si porta in avanti Fabio Junior. Totti in area, Totti va giù, chiede il calcio di rigore Totti, c'è solo il calcio d'angolo per la Roma. È stata un'azione molto strana, difficile vederla dalla nostra posizione, ecco, vediamo. Qui c'erano gli estremi a mio avviso, tu che ne pensi? Qui ci sono gli estremi del calcio. È arrivato prima il giocatore della Roma. Ha avuto ragione Totti, qui Azione d'attacco della Roma, cross scavalcato, Aldair che andava incontro alla palla. E questa è la dimostrazione che in campo internazionale è difficile che gli arbitri puniscono. È stato bravo Totti ad allungarsi il pallone al momento giusto, indubbiamente in ritardo l'intervento del difensore svedese. In Italia probabilmente sarebbe stato calcio di rigore netto. Poi non Secondo me, capisce il calcio d'angolo? Certo, in effetti sì. L'ultimo a toccare Totti o dai rimessa o dai rigore. Calcio di rigore, non ci sono dubbi. Dovrebbe essere così anche all'estero, non solo in Italia. Dunque ancora 0-0, due gol di vantaggio però per la Roma, quelli segnati nella gara d'andata, grande protagonista Montella. Lunden per questa punizione. Lo stacco di Aldair, poi la conclusione ribattuta da parte di Pedersen. Rimessa laterale, come ci segnala Tiberio Fossi di Football Data con il suo prezioso contributo statistico, l'ultimo europareggio interno della Roma risale al 4 marzo del 92, ma seguiamo Fabio Junior. Fabio Junior, uno contro uno, Fabio Junior, palla sul destro, da fuori il tiro, c'è il calcio d'angolo deviato, il destro del brasiliano. 35esimo minuto della ripresa. E qui ha avuto la possibilità Fabio Junior. Come vedete ha tentato il tiro, ha fatto bene, era anche un po' stanco. Il tiro poteva essere, direi, abbastanza preciso nell'angolo alto della sinistra del portiere. Comunque era anche un po' stanco, questa azione gli è capitata proprio nel momento finale della partita, quando non poteva esprimere al massimo la sua potenza offensiva. Il corner di Totti, sempre pericoloso Aldair sui corner. Gran colpitore di testa Aldair. Speso molto Fabio Junior, il tifoso si aspetta anche lo sprint in velocità anche negli ultimi 10 minuti. È chiaro che si è proposto molto, probabilmente non aveva più benzina per poter puntare l'avversario. Però stasera non ti è dispiaciuto? Io direi che va rivisto, sicuramente tra gli attaccanti è stato quello più positivo. Si è fatto vedere, si è proposto, le uniche azioni più importanti sono indubbiamente arrivate da lui. Aldair nettamente in vantaggio, protegge la rimessa da fondo campo in favore della Roma. Aldair fermato dai cartelloni pubblicitari. Intanto c'è Blasi che continua Gianni a scaldarsi, ogni tanto manda un'occhiata speranzosa verso la panchina, che spera nell'esordio europeo ovviamente, il giovane certo. Centrocampista giallorosso. Totti contro Mille. Difficile portare via la palla a Totti senza commettere irregolarità. Io, se penso che Totti ha solo 23 anni, penso ai margini di miglioramento che potrà avere questo giocatore. Solitamente un calciatore raggiunge la maturità anche... Intanto ha rischiato, scusami Fulvio, Candelà. E ci mette una pezza Aldair. Dicevo molto più tardi dei soli 23 anni, potrebbe veramente diventare il leader di questa squadra del futuro. Attenzione al Göteborg, salvataggio di Rinaldi, Candelà, Zanetti, sempre una conclusione da
distanza notevolissima degli svedesi, ci ha provato Anegrund, parlavi di Totti, e non dimentichiamo che è esordito in Serie A a 16 anni e mezzo. Sì, vedi, quando è un po' un predestinato, è un po' lo stesso problema di Bergomi, non so se ricordi, quando esordisci a 16-17 anni, a 23-24 ti considerano già vecchio, maturo, in realtà non è così, tu pensa che, ripeto il concetto, un calciatore può esprimere le sue potenzialità anche a 27-28 anni, se non a 30. Figuriamoci quanto tempo ha davanti Totti per prendere per mano questa squadra e farla crescere. Tommasi, gran lavoro per evitare anche la rimessa laterale. Totti andato a cercare Fabio Junior con decisione. Ben Anderson rimanda in avanti i suoi. Zanetti, Tommasi molto attento, molto lucido. Assunzao, Tommasi. Erling Mark difende per il Göteborg. Hermansson, che hanno avuto molte occasioni di mettersi in evidenza. Vai Mazzocchi per il cambio del Göteborg. Sì, sta per entrare tra le file della formazione svedese con il numero 2 Carlson. Si tratta di Christian Carlson. Sì, esattamente, no? Ed esce Svensson. Fuori dunque il numero 20 Svensson, dentro Christian Carlson, numero 2, c'è un altro Carlson nella panchina del Göteborg, è Fredrik. Tanto il quarto uomo con gli svedesi ha chiuso un occhio perché se ne stanno scaldando altri tre. Non credo che gli concederà 5 sostituzioni. Anche in svedese è giusto anche rispettare la squadra ospitata, all'annuncio della sostituzione. Anche se io di tifosi svedesi non ne vedo tanti. Sono dietro di voi. Sono ecco, dietro quanti di sono voi in totale? Saranno un centinaio dietro di voi. Ecco. Molto in alto però. Tommasi. Zanetti. D'esterno, il tentativo per Di Francesco. La grinta di Totti. Deviazione, calcio d'angolo. Eccoli qua. Centinaio? La fede incontrollabile. Incrollabile, scusa. Sono di meno forse, ma io li vedo da lontano. Giornalisti compresi, diciamo. Tommasi carica il destro, questa la mandiamo nel dimenticatoio. Sì, questa è, diciamo, è un po' l'emblema della partita di questa sera, no? Una partita così dove la Roma ha corso pochissimi pericoli, in effetti a parte il pericolo del gol annullato del primo tempo, però insomma una Roma che non ha mai impresso una svolta positiva a questa partita con grande caparbietà. Anegrund per il Göteborg, comunque un risultato di prestigio, pareggiare, certo, all'Olimpico in casa della Roma, ancora alcuni minuti da giocare, insomma in parte, no, riscattata la sconfitta interna. Certo, il Göteborg non era venuto qui con speranze di qualificazione, cercava una prestazione dignitosa, mi sembra che l'abbia trovata, no? Sì, ma magari quei cento tifosi lì. Seguiamo questo tentativo, controllo di Pedersen, anzi con il cross in corsa. Speravano in un risultato diverso, sai, devono tener conto dei valori molto diversi in questo momento tra il calcio italiano e il calcio svedese. Il nazionale non è così però, perché la nazionale svedese si è qualificata molto prima dell'Italia. Totti, segnalazione di fuori gioco per Fabio Junior. Göteborg disastroso nella parte iniziale della stagione, in pratica a metà campionato è arrivato Lundin, che inizialmente ha risollevato le sorti della squadra, poi però un ottobre davvero pessimo, un brutto finale di stagione per il Göteborg, che dovrà ancora aspettare per ritornare ai fasti di un tempo, anche all'interno della dimensione svedese, non soltanto a livello internazionale.
Rinaldo. Tommasi, cross, Fabio Junior! E la palla finisce in rete. Roma 1, Göteborg 0. Proprio lui, Fabio Junior, un premio al suo impegno. È evidentemente giusto quello che dice. Evidentemente sono stato buon profeta, come vedi. Il giocatore che se lo ha cercato, vede anche Cappello, evidentemente soddisfatto. Soddisfatto perché il giocatore che ha cercato con più costanza applaude giustamente, perché ha bisogno di... ritrovarsi, di fiducia, quasi una standing ovation qui all'Olimpico nei confronti del brasiliano che l'ha messa lì dove non si può arrivare. Sì, una partita certamente non da ricordare, questa nota positiva, il gol di questo giocatore che può essere utile a questa Roma. Roma 1, Göteborg 0, proprio nel finale di partita, la rete di Fabio Junior. La grinta di Aldair che non vuole concedere chance in questi minuti finali alla squadra di Lundin. Strepitoso divaio, tripletta per lui, intanto ci segnalano. In terra di Svezia, attenzione al Göteborg, la respinta di Antonioli. E comunque complimenti a questi svedesi che non mollano fino in fondo, come sempre d'altronde. Certo. Lunden, ancora un colpo di testa, uno stacco perentorio, tutta la Roma però nella propria metà campo. In occasione del gol importante anche l'assist di Tommasi, il cross con grande precisione, eccolo Tommasi, è arrivato fin lì a tentare la ripartenza dopo una scivolata per la Roma. Finale intenso ci voleva, Fulvio, dopo una partita non dai ritmi esaltanti. Sì, non è stata una partita che ha indubbiamente esaltato non solo noi ma anche gli stessi tifosi della Roma, però direi che ci sono anche delle note positive da segnalare, come ecco, vedi, il continuo darsi da fare di questo giocatore che indubbiamente adesso ha ripreso fiducia, la gente applaude sì, giustamente. Lui. Ci saranno altri due minuti oltre al novantesimo. Tanto ci viene riproposto il gol di Fabio Junior, convocato per la selezione olimpica del Brasile impegnata in Australia. Poi se mi consente anche una cosa importante, che almeno fino, mancano ancora due minuti, ma nessun giocatore della Roma si è fatto male, perché sai, quando parti da un risultato di 0-2 a volte allenti un po' anche la tensione ed è il momento più pericoloso. Ed è sicuramente il secondo obiettivo di Capello, come era già accaduto in Portogallo, primo la qualificazione, secondo evitare gli infortuni. Roma in attacco, Totti con il sinistro verso Assunção, Di Francesco, Totti, un'occhiata a centro area, traversone ribattuto, avete parlato dei rischi infortuni e vi dicendo l'unico che rischia qualcosa è Blasi, che forse rischia un raffreddore che continua tenacemente a scaldarsi e guardare la panchina, ma credo che ormai il tempo a sua disposizione sia davvero scaduto, stia scadendo. Ecco Fabio Junior, in linea c'è Di Francesco, il taglio per Totti, posizione regolare, Totti dentro l'area, può dosare il cross, scavalcato Fabio Junior, non è entrato Candela, sotto misura, ancora la Roma. Candela, controllo impreciso, quello che stasera era il capitano della Roma, è il capitano. Poi Aldair, Rinaldi, ancora pochi secondi. Tommasi, deviazione, si era gettato nel tentativo acrobatico Fabio Junior. Comunque vedi, si è allentata anche la pressione dei giocatori svedesi in questi ultimi minuti, però vedi, capisci l'importanza di avere un esterno che spinge molto come Tommasi rispetto a lui. Tommasi che ha fatto molto bene in questi pochi minuti che gli ha concesso Capello, grande puntualità, anzi qualche secondo in più, la Roma vince anche la gara di ritorno. Linea subito a Marco Mazzocchi. Io devo aspettare di scendere giù con Fabio Capello, perché così almeno ci mettiamo al riparo della pioggia. Lo precedi? Sì, sono qui proprio con lui, è il primo a scappare, d'altronde è vestito elegante ed è giusto che... Allora, Capello oggi si aspettava
ecco, dobbiamo un pochino più qua. Si aspettava delle risposte dalla Roma dopo, insomma, soprattutto la partita con il Cagliari che non era stata, diciamo così, entusiasmante. Che risposte ha avuto? Questa storia del Cagliari deve finire, perché se guardiamo sempre solo il risultato non mi soddisfa. È stata una squadra che meritava di vincere, la Roma, che poi abbiamo subito gol in 10, è un altro discorso. Risposte di oggi, che ho visto la squadra preoccupata, dopo quando ha fatto il gol si è sbloccata, adesso aveva ancora la birra per correre, per fare, per aggredire l'avversario, per non permettere niente. Quindi è solo una questione di testa, evidentemente dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Ecco, peccato non aver segnato quel gol proprio nel primo tempo con Fabio Junior, la partita avrebbe avuto, proprio in considerazione di questo discorso da testa, un altro risvolti. Penso proprio di sì, è un vero peccato, però al di là di questo fatto, il fatto di aver vinto mi sembra importante, soprattutto poi aver che abbia fatto gol un giocatore come Fabio Giugno. Ecco, è uno dei giocatori ritrovati, perché oggi c'erano dei giocatori, non dico sotto esame, però quelli che giocavano meno. Sotto esame non c'è nessuno, abbiamo visto che qualcuno non è ancora in 90 minuti, come Gourenco, che ha giocato bene per 45 e poi ha fatto fatica nella ripresa, e difatti, come è stato Tomasi, c'è stato subito un altro spin. Grazie a Fabio Capello. Bene, subito linea alla pubblicità.